In questo momento i nostri figli frequentano questo posto, che è l'unico posto che io conosco che esiste in questo quartiere di questo genere, cioè dove poter far giocare i bambini. Questo posto, data la sua forma e anche un po' la sua collocazione, è la casetta delle arti e dei giochi ed è uno spazio del territorio. È uno spazio che inizialmente era la guardiania della portineria, quindi un po' delle case popolari, e che oggi è la casa delle famiglie e dei bambini delle case. Sociale, che nasce oltre 20 anni fa. Ci occupiamo di infanzia, adolescenza e famiglie attraverso dei servizi territoriali, in parte pubblici, in parte sponsorizzati da fondazioni private. Attualmente Tavola Valdese ci sta aiutando a sostenere questa struttura, una ludoteca per 44 bambini a norma di legge. Nasce praticamente sempre da un progetto di educativa territoriale, nel senso che nasciamo all'interno dei palazzi, dei 504 appartamenti messi ad anello qua a fianco a noi. Qui sono altre 300 case popolari, ma Comune di Roma, l'altra invece ATER, quindi Regione Lazio. Inizialmente questo parco pubblico non c'era, la strada qua sotto non c'era, quindi questo parco era staccato, c'erano dei New Jersey in cemento armato e spesso e volentieri veniva utilizzato anche per riversare i rifiuti in modo irregolare. Dato che era sempre un posto visto, diciamo, come la parte popolare, il fatto di riconnettere questo parco al parco pubblico di Tor Sapienza, aprire una viabilità attraverso quel ponte di legno lamellare che poi attraverso il lavoro con le scuole titolammo a Ilaria Alpi proprio per recuperare una memoria, era proprio un tentativo di riconnettere questo territorio al resto del quartiere Tor Sapienza. Sta vedendo che sugli adolescenti alcuni atteggiamenti già erano un pochino più cristallizzati, la scoperta dell'acqua calda è cerchiamo di intervenire precocemente, prendiamoli da più piccoli e da lì nasce l'idea di ludoteca. E quindi Anthropos sta cercando di creare spazi per loro. Io ero un po' titubante perché non avevo molta fiducia, perché sai, i bambini erano piccolini, abbiamo fatto una prova, i bambini sono stati da subito entusiasti di venire qui, ce lo chiedevano. Le attività che facciamo nella casetta sono veramente tante e non sono mai le stesse. Le famiglie invece trovano uno spazio di ascolto, uno spazio in cui poter confidare anche le fatiche della genitorialità, uno spazio che accompagna dei percorsi individualizzati per la soluzione di problemi oppure per l'accompagnamento ai servizi del territorio, perché forse una chiave è la presa in carico integrata, quindi non vedere solo il bambino, ma vedere il bambino, la famiglia, la rete dei servizi, la comunità educante e tutto quello che si può fare insieme.